Buongiorno a tutti, io sono Francesco Tramontana, vedo dei colleghi in sala, quindi che ho incontrato nuovamente con piacere, sono il segretario generale del Comune di Varese, faccio il segretario comunale in questo momento, in questo frangente, la mia avventura professionale mi vede incrociare i destini, tra l'altro abbastanza interessanti, del Comune di Varese. E prima di entrare nel merito, c'era una suggestione che l'intervento, come sempre stimolante, oltre che puntuale, autorevole, di Emanuele Boscolo, mi suggeriva, ed è un ponte che vi getto per il futuro, perché parlando di programmazione si possono evidenziare diversi aspetti. E allora, quando Emanuele diceva la difficoltà di avere un programmatore, un pianificatore sull'urbanistica a livello politico, un pianificatore sui lavori pubblici, io vi invito a intervistare l'avvocato Galimberti, che oltre ad essere un valente avvocato e docente universitario è anche il sindaco del comune della città di Varese, che sta tra i vostri docenti a questo corso, perché lui ha fatto una scelta importante. Il comune di Varese ha un unico assessore che segue la pianificazione urbanistica e la programmazione dei lavori pubblici. Quindi, io poi, ripeto, avrete l'opportunità di incontrarlo direttamente proprio in questa sede, e per cui avrete la possibilità di conoscere direttamente da lui qual è stata la centrale motivazione che lo ha spinto a fare questa scelta, c'è anche quello di avere un'unica pianificazione. E allora, l'intervento stimolante di Emanuele mi ha fatto tornare in mente, mentre lo ascoltavo con estrema gradevolezza, un libro abbastanza simpatico, devo dire, pur poi Umberto Eco è stato un docente universitario, è stato un scrittore importante, ma ha avuto il pregio di scrivere cose importanti in maniera lieve. E allora il libro che si intitola La vertigine della lista ci ricorda come ci sono due modi diversi di poter pianificare, di redigere delle liste. Eco dice: una lista è una collezione, può essere una collezione di elementi correlati tra di loro, la cui relazione è solitamente definita dallo scopo della lista stessa. E questo evidentemente tradisce una visione di una pianificazione ex post. Umberto Eco richiama nel libro anche una famosa e gustosa elencazione che fece Borges in uno dei suoi libri più interessanti, in cui sono tre righe, quindi spero di non tediarvi. Borges dice, nelle sue remote pagine, cita un libro ancora più remoto, è scritto che gli animali si dividono in appartenenti all'imperatore, B, imbalsamati, C, ammaestrati, D, lattonsoli, E, sirene, F, favolosi, G, cani randaggi, H, inclusi in questa classificazione, I, che si agitano come pazzi, J, innumerevoli, K, disegnati con un pennello finissimo di peli di cammello, L, eccetera, M, che hanno rotto il vaso, N, che da lontano sembrano mosche. Ecco, questo è un episodio gustoso per dire come quando ci sono diversi modi di fare pianificazione. Allora noi, chi mi conosce, vedo dei colleghi in sala che hanno l'avventura di dividere con me le vicende anche di pianificazione e di organizzazione del Comune di Varese, si può fare pianificazione in modi diversi. Si può fare attraverso delle elencazioni, lo dicevamo prima, ce lo dicono queste citazioni che ho fatto, per cui alla fine avremo un elenco di lavori, un elenco di forniture di beni e servizi dal 2010 che poco rischiano di dirsi tra di loro. Una mera elencazione che viene formulata soltanto perché ce lo dice il legislatore, soltanto perché in assenza di quella elencazione potremo avere dei problemi in punto di legittimità dell'azione amministrativa. E questo può essere, per carità, è anche una modalità importante di intendere l'amministrazione. Non metto l'amministrazione che devo curare in condizioni di poter subire eventuali problemi dovuti all'assenza di un tassello procedimentale, quindi la metto in sicurezza. Però noi, e nel noi c'è un po', come dire, gratificazione di lavorare in un ente territoriale, perché poi comunque
Dico sempre anche ai miei colleghi, collaboratori, che il vantaggio in qualche modo di lavorare in enti territoriali è quello di poter avere una visione a 360 gradi. Credo che, non so se sono in sala, non so bene vogliono se ci sono, ma faccio sempre l'esempio: chi il dirigente dell'Agenzia delle Entrate ha una visione evidentemente baricentrica su alcuni aspetti, sia pure importanti, ma che non tradisce evidentemente il disegno democratico a cui Emanuele Boscolo faceva riferimento prima. Noi invece abbiamo l'opportunità, che dobbiamo sempre cogliere, io cerco di farlo, di declinare questi strumenti di carattere amministrativo attraverso altri strumenti, di cui l'ordinamento degli enti locali è denso, di pianificazione. La programmazione è un istituto che abbastanza recente sotto un profilo di codificazione amministrativa, l'abbiamo visto prima, è frutto di un disegno razionalista che si pone alcuni obiettivi, ma che posso dire nell'ordinamento degli enti locali erano già presenti. Noi oggi conosciamo alcuni strumenti di cui parleremo tra poco, che non sono compresi nel codice dei contratti, ma con cui ci dobbiamo confrontare, che sono il documento unico di programmazione, ma ieri c'era la relazione previsionale programmatica. E quindi la nostra attività, tutta la nostra attività, è concentrata su un disegno di organizzazione che passa dalla pianificazione, passa dal controllo e passa dal successivo aggiustamento, cioè una pianificazione costante tempo per tempo, che ha l'ambizione di vedere monitorato costantemente l'andamento dell'attività e che ha la possibilità di autoemendarsi fisiologicamente. E allora io in questa breve trattazione relativa a due fondamentali strumenti che sono il programma triennale delle opere pubbliche e il programma biennale, ho individuato quattro fondamentali linee di indagine nell'incrocio tra il codice dei contratti e l'altra normativa invece di derivazione più strettamente locale. Le quattro linee di indagine che ho individuato sono queste. La prima è la pianificazione, corrisponde, l'ho definita come grandezza vettoriale che segna l'incipit del percorso amministrativo che parte dalla pianificazione, arriva al collaudo. Io ho ormai scarsa dimestichezza, ho scarso qualche lieve ricordo delle materie scientifiche, della fisica che mi appassionava in altre età, ma ricordo che la grandezza vettoriale si differenzia da quella scalare perché quella vettoriale porta con sé cosa? La direzione. Quindi è una grandezza che, a differenza di quella scalare, che misura soltanto quantitativamente l'unità di misura, quindi la grandezza, questa misura anche l'orientamento. Cosa vuol dire tradotto in procedimento amministrativo? E lo vedremo tra poco. Vuol dire che nella segmentazione procedimentale, di cui la pianificazione costituisce il primo tassello, evidentemente nel momento in cui io ho superato il primo tassello e sono giunto al secondo, volessi tornare indietro, proprio perché è una grandezza vettoriale che ha già disegnato comunque un percorso, dovrò adottare degli strumenti su cui non mi attardo, che possono essere strumenti anche di autotutela o strumenti comunque di revisione della scelta amministrativa che è stata fatta, che comunque devono avere evidentemente contezza. Questo per dire che gli strumenti di pianificazione non hanno soltanto una valenza di mero intendimento dell'amministrazione, ma hanno evidentemente, Emanuele ce lo diceva prima con estrema forza, dei rilievi di carattere amministrativo sotto il profilo della cogenza dell'attività amministrativa. E questo è il primo tassello, la prima linea direttrice che ho individuato, che se vogliamo è quella più automatica di un ordinamento quale quello del nostro ordinamento degli enti locali e amministrativi generale. Però ce ne sono altri, c'è comunque la visione come strumento di controllo della spesa pubblica che il legislatore con norme extra codicistiche ha sempre più maggiormente messo in evidenza. La pianificazione rileva anche come parametro di monitoraggio della performance e quindi di valutazione anche a valle del lavoro e quindi del raggiungimento dei risultati da parte delle amministrazioni locali.
e per ultimo, ma non ultimo, di supporto per le politiche di prevenzione della corruzione. Il fatto che ANAC nella sua mission istituzionale compendi sia aspetti di verifica e di controllo del mercato e quindi dell'affidamento e quindi di tutti i meccanismi contrattuali, ma nel contempo anche di prevenzione della corruzione, fa sì che ANAC giochi in casa in questa partita, perché gli orientamenti che ci fornisce solitamente sono sostanzialmente comprensivi di entrambi gli aspetti. Adentrandoci nei quattro percorsi che volevo intraprendere con voi, partendo dal primo, che è quello che ha caratura più fortemente amministrativa, sostanzialmente la programmazione costituisce il primo segmento procedimentale di un percorso scandito da provvedimenti amministrativi, evidentemente anche da subprovvedimenti, che peraltro sono compendiati tutti per essere coordinati da un unico soggetto, che è il responsabile unico del procedimento. Avrete avuto modo di leggere sicuramente le linee guida che sono state aggiornate peraltro da ANAC recentemente sulla base del correttivo. Ebbene, vedete che addirittura il responsabile del procedimento precede la fase della programmazione. L'amministrazione nomina il responsabile, il quale quindi diventa il tutore di ogni attività di pianificazione, prima ancora che la pianificazione, con le modalità che vedremo tra poco, trovi contezza in atti e provvedimenti amministrativi. La seconda fase, la fase della progettazione, e le due frecce che si intersecano volutamente mettono in evidenza come, e lo vedremo tra breve, con la bozza di decreto che è stata licenziata da parte della Presidenza del Consiglio, ma non ha ancora visto la luce, non è ancora approdata in gazzetta, quella per intenderci attuativa dell'articolo 21 del codice dei contratti, come a seconda dei casi il progetto possa seguire o precedere la programmazione. E successivamente, come diceva Emanuele, il segmento relativo alla scelta del contraente, su cui storicamente si è maggiormente concentrata l'attenzione del legislatore per un'infinità di motivi che non sto a ripetere, che sono facilmente intuitivi, e quindi la contrattualizzazione con la gestione del contratto e alla fine, finalmente, il collaudo o la regolare esecuzione. Il primo segmento procedimentale, in realtà, la presenza di questo segmento non è particolarmente accentuato né sulle direttive 23 e 24, né sulla legge delega che, come sapete, nel 2014 ha recepito le direttive, dando poi mandato al governo di emettere il decreto legislativo. E così nella direttiva appalti, la numero 24, troviamo all'articolo 40 la citazione di queste consultazioni preliminari di mercato utilizzabili nella pianificazione e nello svolgimento della procedura d'appalto, che costituisce un elemento fondamentale. Come si diceva prima, la pianificazione non è una pianificazione unilaterale, ma è un coacervo di apporti collaborativi. Mutuiamo questo termine dalla scienza giuridico-urbanistica, che è sicuramente più avanti rispetto a quella degli appalti, perché comunque il legislatore comunitario ci dice, nel momento in cui tu adotti uno strumento che poi è suscettibile di tradursi in un contratto d'appalto e quindi prima ancora in un procedimento di gara, hai la possibilità di utilizzare lo strumento dell'audizione dei soggetti privati. Poi noi nel nostro ordinamento abbiamo anche una norma che io cito, ma poi metto subito da parte perché preferisco sempre parlare di diritto amministrativo e di diritto penale, che è l'articolo 353 bis del codice penale, che è una forma particolare di turbativa d'asta, che è quella che si verifica nel caso in cui la legge di gara o il contratto d'appalto è in qualche modo, si dimostri che sia mutuato da influenze esterne. La mettiamo sullo sfondo, la lasciamo in freezer, la lasciamo lì. Questo ci deve poter dire che dobbiamo trovare, come sempre ci viene chiesto, una forma di contemperazione tra esigenze storicamente avvertite, legge 109 nasce nel 1994 non a caso, ma con una frontiera nuova, che è quella del legislatore comunitario, che ci porta a dire che comunque anche nella fase
della pianificazione, ma oserei dire anche nella fase successiva della scelta del contraente, ci sono delle interlocuzioni. Il dialogo competitivo, per esempio, è uno degli strumenti che sono stati adottati già anche dal codice precedente, che con delle cautele, che sono quelle che ci devono mettere in condizione di far conoscere potenzialmente a tutti i concorrenti potenziali le interlocuzioni che sono avvenute, ci permette però di acquisire delle informazioni fondamentali del mercato, tendenti anche a ridurre il gap conoscitivo tra il portatore della domanda e il portatore dell'offerta, perché alla fine una gara d'appalto è un incrocio tra una domanda fatta da una pubblica amministrazione che conosce il mercato in maniera evidentemente asimmetrica rispetto al portatore dell'offerta, che invece ha un know-how evidentemente molto più forte del nostro. La direttiva appalti si sofferma sul tema della pianificazione anche all'articolo 83, dove dice che gli Stati membri provvedono affinché sia disponibile il sostegno alle amministrazioni giudicatrici per quanto riguarda la pianificazione, quindi una norma di impulso nei confronti del legislatore nazionale affinché la pianificazione trovi contezza negli strumenti di politica legislativa dello stesso. Questi principi poi sono stati trasposti nella legge delega, nella legge 11 del 2016, laddove si prevede tra i criteri con i quali il governo avrebbe dovuto esercitare da lì a poco la delega, la riorganizzazione delle funzioni della sessione appaltante, quindi vedete come lo strumento della programmazione attecchisca e sono degli elementi a noi operatori degli enti locali particolarmente cari, alla riorganizzazione strutturale dell'ente, affinché si dia particolare impulso alle fasi della programmazione del controllo. Sono dei termini per noi molto familiari, ho la presunzione di dire forse molto più familiari rispetto a chi lavora con altrettanta solerzia in amministrazioni diverse da quelle locali, dove non c'è questa consuetudine a fare programmazione e controllo. Noi adesso la legge che studiamo è la famosa legge Brunetta, la 150 del 2009, ma la prima legge sul controllo di gestione risale al 1999, quindi siamo abituati a trattare la fase della programmazione del controllo e del successivo aggiustamento e quindi ritorno in corsa in maniera fisiologica in tempi non sospetti rispetto all'intervento anche del legislatore comunitario. Se ne parla anche in un ulteriore elemento di delega dove si parla della trasparenza nella partecipazione, era quello a cui Emanuele faceva riferimento prima, ricordando come la partecipazione del soggetto privato sia fondamentale per rendere il provvedimento amministrativo, che poi rende l'attività amministrativa effettiva, in quanto portatore anche di interessi esistenti sul territorio. E quindi questo, capite, come si diceva prima, attutisce anche l'impatto sociale e anche la possibilità che i provvedimenti siano ricorribili. Questi elementi hanno fatto sì, sempre sotto questa prima strada che stiamo seguendo della procedimentalizzazione dell'iter, hanno trovato poi incardinamento procedimentale nell'ambito del codice dei contratti in maniera molto precisa. L'articolo 21 trova collocazione nella parte prima del codice, che è quello che contiene l'ambito di applicazione, i principi e quant'altro, e trova collocazione all'interno del titolo terzo, pianificazione, programmazione e progettazione, che viene collocato tra i principi generali e i contratti esclusi e prima delle modalità di affidamento. Quindi questo evidentemente è la dimostrazione anche plastica nell'ambito del codice di come il segmento procedimentale di cui stiamo parlando sia anche condizione di legittimità dell'azione amministrativa e legittimità del procedimento, con delle modalità che vedremo tra poco e che per quanto ci riguardano trovano anche riscontro non soltanto nel codice dei contratti ma anche nell'ordinamento contabile degli enti locali e in particolare nelle condizioni di procedibilità delle deliberazioni collegiali in quanto coerenti col documento unico di programmazione. A questo iter abbastanza rapido si connette la prima domanda in termini proprio strettamente operativi. Quanto rileva l'omessa pianificazione? Il fatto che io dia corso a una progettazione successivamente a un'indagine di mercato e quindi alla contrattualizzazione
di una fornitura di beni e servizi superiore a 40.000 euro o di un appalto di lavori superiore a 100.000 euro senza che l'abbia prima compresa nel mio documento di pianificazione, al di là delle considerazioni di altro genere che faremo tra poco, sotto il profilo della legittimità dell'azione amministrativa, come rileva? Il Consiglio di Stato si è soffermato anche in tempi precedenti rispetto all'ultima stagione riformatrice e mi piace ricordare questa pronuncia del 2002, quindi parliamo di un evo storico anche abbastanza risalente ormai, quindi eravamo ancora prima dell'emanazione del codice dei contratti precedente. Sostanzialmente il Consiglio di Stato si è soffermato su questo caso in cui una associazione ambientalista aveva ricorso nei confronti di un Italia Nostra, fattispecie, nei confronti di un comune, perché aveva compreso un'opera che evidentemente non era gradita, in quanto era portatrice sostanzialmente del cosiddetto effetto NIMBY. E allora in quel caso, ripeto, siamo in una circostanza in cui vigeva comunque la legge 109. L'opera non era stata compresa, il Consiglio di Stato si è soffermato in maniera molto attenta, rilevando come l'arresto è questo: non si tratta, parlando della pianificazione, non si tratta di un'attività meramente interna degli organi comunali di programmazione finanziaria, di razionalizzazione della spesa, ma invece di un atto fondamentale di individuazione degli obiettivi concreti da raggiungere da parte degli organi di governo dell'ente, cui corrisponde la facoltà di verifica dei cittadini singoli o associati sulla congruità e correttezza delle scelte effettuate. Questa è una pronuncia importante perché precede altre pronunce su cui successivamente, anche in tempi più recenti, la giurisprudenza si è soffermata, rilevando come il programma delle opere pubbliche sia comunque un atto autonomamente impugnabile, in quanto potenzialmente lesivo ex se di interessi sia pretensivi che oppositivi da parte di soggetti privati, in quanto il fatto che in disparte l'aspetto dell'utilizzo di risorse pubbliche che comunque rileva, ma il fatto che un'opera sia compresa non sia stata compresa in un programma, ebbene si dia corso evidentemente, ha fatto sì che non venisse data la possibilità ai soggetti portatori di interesse in una fase antecedente rispetto a quella della traduzione in provvedimenti amministrativi cogenti e quindi suscettibili di produrre effetti, di partecipare al procedimento. Partecipare come? Con degli apporti collaborativi che alla stregua di quanto prevede la normativa urbanistica sin dal 1942 l'amministrazione deve comunque tener conto. Questo è un elemento che rileva peraltro nell'ultima normativa anche sulla pianificazione di beni e servizi, sulla pianificazione di lavori anche ai fini di eventuali partecipazioni di soggetti terzi, portatori di interesse, operatori economici che vogliano partecipare eventualmente con dei progetti di partenariato pubblico o privato. Allora possiamo affermare che vi sia un duplice rilievo della omessa o irregolare pianificazione, intanto perché viene alterato un procedimento amministrativo e quindi come tale è un vizio sindacabile avanti al giudice amministrativo, ma poi per ciò che ci riguarda più da vicino, perché questo comporta anche una violazione delle regole di programmazione dettate per gli enti locali, su cui ci soffermeremo al termine dell'intervento, anche perché nel nostro caso, e non è esercizio sempre semplice, il legislatore spesso non ci aiuta, si tratta di fondere in un unico elemento normativo, regolamentare, delle norme che nascono per amministrazioni non necessariamente locali, con delle norme invece che sono tarate espressamente per i comuni, le province e gli altri enti locali. Il secondo elemento, la seconda linea invece direttrice che il legislatore di primo e di secondo livello ci ricorda è il controllo della spesa. La pianificazione sia dei lavori pubblici che dei beni e servizi comunque partecipa al processo di revisione e di controllo della spesa a cui ormai siamo abituati di cui siamo abituati a doverci occupare. Allora, questa cosa trova già contezza nella legge 11. La legge delega fa riferimento alla razionalizzazione delle procedure di spesa, prevedendo la riorganizzazione delle stazioni appaltanti. Vedete come il legislatore torni insistentemente sui temi organizzativi,
con particolare riguardo alle fasi di programmazione e controllo. Dice cose che a noi operatori degli enti locali sono già note da qualche decennio, ma che è bene ritrovare anche in un ambito di procedimento amministrativo relativo alle gare, relativo alla programmazione dei lavori. Successivamente, con norme non sempre organiche, tant'è che non facciamo riferimento a discipline presenti al codice dei contratti, ma a decreti legge che sono, come sappiamo, spesso trovano riscontro esigenze di finanza pubblica abbastanza estemporanee, nel 2014 il decreto legge 66 ha affidato ad ANAC un'ulteriore competenza, che è quella di pubblicare sul proprio sito i prezzi unitari corrisposti dalle pubbliche amministrazioni per gli acquisti di tali beni e servizi. I prezzi di riferimento, pubblicati dall'autorità e dalla stessa giornata entro il 1 ottobre, sono utilizzati per la programmazione dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione. Quindi, come vedete, una programmazione libera dei fini ma condizionata negli strumenti, perché ricordo come poi l'articolo 1,449 della legge finanziaria del 2007, la legge 296, all'articolo 449, al comma 449, se da una parte esenta noi amministrazioni locali dall'obbligo di ricorrere alle forniture Consip, se non in casi particolari, dall'altra ci impone, ogni qualvolta andiamo a individuare i prezzi di riferimento da mettere a base d'asta, di tener conto del cosiddetto parametro prezzo qualità. Cioè dobbiamo comunque dare atto costantemente che il prezzo che utilizziamo come base d'asta sia un prezzo tratto dal preziario ufficiale, che è quello di Consip e quello di ANAC. Poi voi siete degli operatori più esperti di me, quindi sapete come tante volte sulle determinazioni a contrattare ci troviamo in condizione di dover dire che né sul preziario Consip né sul preziario ANAC abbiamo trovato il prezzo di riferimento, però questa è una condizione anche di legittimità dell'azione amministrativa che ci permette di passare al segmento procedimentale successivo. Ma vi è una terza direttrice che noi siamo soliti seguire, che è quella che ingloba il processo di pianificazione dei lavori pubblici, delle forniture dei beni e servizi all'interno del monitoraggio degli obiettivi della cosiddetta performance. Parliamo della legge 150 del 2009, la legge che ha previsto che l'attività delle pubbliche amministrazioni debba essere orientata attraverso degli strumenti di pianificazione un po' più consistenti rispetto a quello che non succedesse prima, attraverso degli indicatori, attraverso uno strumento fondamentale approvato dalla Giunta a valle del percorso di approvazione del bilancio, che è il piano della performance, che consiste, come sappiamo, in uno spacchettamento degli obiettivi di mandato in obiettivi strategici, obiettivi operativi, all'interno dei quali evidentemente deve trovare contezza anche il regime di pianificazione strutturale prevista dal codice dei contratti. E allora, quando l'articolo 46,3 del testo unico ci ricorda che ogni 5 anni al cambio del sindaco noi andremo in consiglio per approvare le linee di mandato, dobbiamo fare molta attenzione a tradurre il documento, il programma di governo, quello che con molta pruderia condivido viene depositato il 30° giorno antecedente alle elezioni da parte dei competitor della scena elettorale, e che poi si deve tradurre in documento, in programma di mandato. Le mie sono considerazioni evidentemente di carattere tecnico, ma devo dire che tante volte il tradurre un documento che ha una platea di soggetti evidentemente corrispondente al corpo elettorale in obiettivi strategici non è sempre facile, perché comunque quando quel documento viene tradotto in un documento amministrativo approvato dal Consiglio, il suggerimento è quello di tenere sempre conto che quel documento è la matrice che per i 5 anni successivi ci seguirà in maniera irreversibile. Potremo cambiare gli atti di programmazione a valle, non potremo cambiare quel documento. Quindi i documenti unici di programmazione che accompagnano il bilancio ogni anno, il piano della performance che la Giunta approva ogni anno entro gennaio, devono trovare costante alimento dalle linee guida del sindaco. Allora, capite come la traduzione di un programma elettorale in linee di mandato deve essere un'operazione
abbastanza accorta, perché dovremo fare riferimento anche a un lessico diverso rispetto a quello utilizzato da parte dei candidati, perché poi dovremo avere presente che è un documento che accompagnerà la nostra pianificazione da lì a 5 anni, attraverso la traduzione in obiettivi strategici, obiettivi operativi che ci vengono ricordati da parte del legislatore. E allora, se questi sono gli elementi relativi alla pianificazione generale, andando dal generale al particolare, poi dobbiamo chiaramente calarli nell'ambito di un contesto invece di programmazione generale di settore relativo al tema che più ci interessa oggi, che è quello della programmazione in materia di lavori pubblici, di beni e servizi. E qui il legislatore un po' ci aiuta, il legislatore di ultima generazione, perché ha coniato due strumenti fondamentali che galleggiavano un po' nell'aria ma non erano ancora stati codificati in maniera abbastanza adeguata, che sono il quadro esigenziale, che ricorre tra l'infinità di definizioni contenute nell'articolo 3 del codice. Leggiamo insieme la definizione, perché è una definizione pluriforme. È il documento che viene redatto e approvato dall'amministrazione in fase antecedente alla programmazione dell'intervento e che individua, sulla base dei dati disponibili in relazione alla tipologia dell'opera o dell'intervento da realizzare, cosa individua? In primo luogo gli obiettivi generali da perseguire attraverso la realizzazione dell'intervento. Quindi siamo ancora nella fase di una pianificazione di carattere strategico che non è riuscita ancora a individuare gli strumenti operativi da utilizzare per traguardare quell'obiettivo, per raggiungere il target. Siamo ancora nella fase degli obiettivi generali. Questo quadro esigenziale ci permette, attraverso una analisi socio-territoriale e degli elementi di cui possiamo disporre, di capire quale può essere la strada che dobbiamo perseguire per ottenere quegli obiettivi, essendo ancora al di qua dell'individuazione dello strumento più idoneo per raggiungerli. In secondo luogo, il quadro esigenziale individua i fabbisogni della collettività posti a base dell'intervento. Torna, come vedete, prepotentemente questa simbiosi, questo rapporto osmotico tra il soggetto delegato e il soggetto delegante. Quindi la democrazia poi è fatta proprio di questa continua rappresentazione di rapporti non sempre facili tra elettore e eletto, ma con cui questo mandato quinquennale ha bisogno comunque di essere continuamente ravvivato attraverso queste indagini, queste interlocuzioni, e il quadro esigenziale ci permette di attingere in tempo reale a eventuali esigenze da parte dell'elettorato, da parte della popolazione, che possono essere anche diverse da quelle che sono state acclarate al momento della presentazione delle candidature. Esattamente, infatti tante volte dobbiamo essere noi a fare da, non solo da attuatori, ma anche un po' da interpreti organici delle norme che ci vengono proposte. E la terza finalità che il quadro esigenziale, come definito l'articolo 3 del codice, si prefigge di individuare, sono invece, qui siamo già nell'ambito più specifico dello strumento contrattuale da utilizzare, le specifiche esigenze qualitative e quantitative che devono essere soddisfatte, come vedete, attraverso la realizzazione dell'intervento, anche in relazione alla specifica tipologia di utenza alla quale gli interventi sono destinati. Quindi questo per dire che ciò che fino a ieri consisteva in una esigenza non meglio declinata e soprattutto non tipizzata dal legislatore, tant'è che noi operatori degli enti locali facevamo leva anche sulla fondamentale autonomia regolamentare che ci è data dalla Costituzione per forgiare in maniera forse molto un po' artigianale degli strumenti che ci permettessero comunque di sondare anche lo scenario politico-sociale che ci attorna, magari mutuandoli dalla normativa di pianificazione urbanistica. In questo caso invece abbiamo uno strumento di pianificazione che può essere sicuramente utilizzato nella fase ancora precedente rispetto alla pianificazione tipizzata da parte del codice. Si aggiunge un ulteriore strumento che già rappresenta una codifica un po' più precisa, un po' più pregnante: il documento di fattibilità delle alternative progettuali. Un documento molto importante, perché noi siamo abituati a nella interlocuzione relativa ai lavori pubblici a immaginare le canoniche tre fasi di progettazione che partono dal progetto preliminare ieri, oggi studio di fattibilità, che
come sappiamo, va a individuare l'ambito di carattere urbanistico. Il progetto preliminare ha una finalità di carattere sostanzialmente territoriale, urbanistica, anche perché, come vedremo tra poco, interagisce in maniera molto forte con gli strumenti dell'esercizio eventuale del potere ablatorio. Passiamo poi al progetto definitivo. Il progetto definitivo è la fase fondamentale della progettazione, perché permette di evidenziare quali sono gli elementi fondamentali della progettazione, e quindi la progettazione nella sua morfologia fondamentale vede finalmente la luce. Poi il progetto esecutivo, che invece attiene più che altro alla forma, prelude alla forma di contrattualizzazione, tant'è che contiene il capitolato speciale, la bozza di contratto, il piano di sicurezza e quant'altro. Il progetto preliminare, però, nella sua accezione normale, o comunque oggi studio di fattibilità, fa fatica, o finora ha fatto fatica, a convergere verso scelte progettuali che fossero anche la risultante di una attenzione nei confronti dell'uditorio e quindi nei confronti dell'ambiente socio-economico circostante, perché di fatto è pur vero che il progetto preliminare precede o precedeva, adesso vedremo se è ancora così, il piano triennale delle opere pubbliche. Il decreto 163 ci aveva abituato a ragionare in tema di procedimentalizzazione, di segmentazione procedimentale, prevedendo un progetto preliminare e successivamente il piano delle opere pubbliche. La domanda che ci si deve porre è quanto quel progetto preliminare, prima ancora della pianificazione, fosse in grado di far convergere su di esso gli interessi o comunque le aspettative della popolazione. Anche perché è pur vero che in maniera molto più precisa di quanto non lo faccia adesso il codice, l'articolo 128 del precedente codice dei contratti prevedeva la fase dell'adozione del piano al mese di ottobre dell'anno precedente, una pubblicazione per 60 giorni funzionale al recepimento di osservazioni e successivamente l'approvazione definitiva. Ma era una pianificazione che comunque poteva avvenire soltanto in quanto il progetto preliminare fosse già stato redatto. Col documento di fattibilità delle alternative progettuali, invece, con una mera eventualità che il legislatore fornisce, è possibile invece in alcuni casi che il pianificatore pubblico, prima ancora di convergere verso un elenco delle pianificazioni, quindi nel momento in cui appronta uno studio di massima, si faccia carico di individuare quali sono le possibili alternative perché quell'intervento possa essere realizzato. Allora, lo vedremo tra poco. Io mi sono posto un quesito a cui non ho risposta, ma penso che possa essere sicuramente tema di attenzione, di come questo documento di fattibilità possa in qualche modo attecchire proficuamente all'aspetto invece dell'esercizio del potere ablatorio. Quindi nel momento in cui l'amministrazione è chiamata a individuare un'opera, e quindi nel momento in cui è chiamata anche a verificare la presenza di vincoli preordinati all'esproprio, vedremo tra poco una delle possibilità con cui compendiare, conciliare questa norma con il codice degli espropri, il testo unico degli espropri. Lo vedremo tra breve. In tutta questa fase, come dicevo prima, il ruolo del responsabile unico del procedimento è fondamentale. È il regista sostanzialmente di tutte queste operazioni. Formula proposte, fornisce dati e informazione quando? Al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici. Quindi, come vedete, è una figura la cui individuazione precede il momento della pianificazione. E se precede il momento della pianificazione, allora questo vuol dire che nelle linee organizzative dell'amministrazione, su cui, come vedete, il legislatore pone sempre e spesso l'accento, bisogna avere le idee abbastanza chiare. Sono solito dire, chi lavora con me ahimè lo sa, che ogni contratto, nel momento in cui viene generato sotto forma di programmazione, di progettazione, deve avere un papà e una mamma, perché deve avere comunque un soggetto che se ne faccia tutore a partire dal momento della pianificazione fino al momento del collaudo.
Questo è fondamentale intanto per un ordinato svolgimento dell'attività amministrativa, perché sia nelle fasi di programmazione, sia nelle fasi di progettazione, sia nelle fasi di gestione del contratto, vi sono delle vicende che possono essere eseguite soltanto se vi accudisce una persona che sia nominativamente individuata. Ciò evidentemente deve porci però al riparo dall'altro problema, che è quello di una eccessiva frammentazione della gestione della commessa pubblica. È evidente che soprattutto nelle fasi di pianificazione, di programmazione, di progettazione, soprattutto per grandi interventi, non si può pensare che la cosa venga gestita soltanto da, parlo soprattutto di grandi amministrazioni, soltanto da un soggetto, da una unica unità organizzativa. Ma aggiungo di più. Abbiamo visto come tra le esigenze che il legislatore mette in evidenza c'è quello di controllo della spesa. Allora, è vero che accedono al programma dei beni e servizi soltanto i volumi superiori a 40.000 euro, però io mi chiedo in quale momento vado a individuare se quella fornitura di quel bene o di quel servizio supera o no i 40.000 euro. A quale bacino di utenza faccio riferimento? Faccio riferimento al bacino di utenza che è governato da ciascun responsabile unico del procedimento o più proficuamente faccio riferimento a un bacino di utenza che riguarda l'intero ente che sono chiamato a governare? Tante volte quando dobbiamo giustificare il perché non accediamo ai sensi del comma 449 che ho citato prima al mercato Consip, tra le motivazioni è quello che Consip ovviamente mette a disposizione dei volumi molto ingenti di forniture di beni, perché comunque evidentemente per una regola economica il volume molto ingente abbassa il prezzo, per una regola di carattere economico, dicevamo prima. E allora se noi restiamo concentrati su una programmazione di carattere settoriale, monotematica, che fa riferimento a un singolo ufficio, posso dirvi anche nei comuni mediamente grandi si fa fatica a, per alcune forniture, a superare il 40.000 euro. Ma allora a cosa serve la programmazione sotto un profilo gestionale? Se noi invece riusciamo a convogliare, magari attraverso una struttura unica che si faccia carico di tutto il processo di pianificazione e di approvvigionamento di beni e servizi, riusciamo a pianificare gli approvvigionamenti totali dell'ente in quanto provenienti anche da altri settori, allora molto probabilmente traguarderemo con più facilità la soglia dei 40.000 euro, saremo sì obbligati a inserirlo nel piano delle forniture di beni e servizi, ma probabilmente potremo accedere anche a mercati per noi più vantaggiosi che sono il mercato Consip. C'è un'ulteriore possibilità, c'è la possibilità, che peraltro è un obbligo per i comuni non capoluogo di provincia, di accedere a delle convenzioni che permettano di unire questi procedimenti. Parlavo prima con la collega della provincia, le province, per quanto ahimè messe in condizioni di difficile funzionamento da una legislazione non sempre organica, sono gli enti di secondo livello che meglio di altri possono sicuramente accudire a questi interessi dei comuni piccoli proprio per ottenere dei risultati sicuramente più ragguardevoli. Allora compito del RUP è proprio quello di permettere un monitoraggio costante di queste attività. Scusate, ma possiamo anche andare. Ecco, perfetto. Ok. Su questi temi, come diceva Emanuele prima, chi ha preceduto ANAC, si chiamava Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, con delle linee guida, che sono un po' le antesignane delle linee guida con cui siamo soliti confrontarci in questo periodo, aveva già individuato in maniera molto nitida quali fossero i problemi degli approvvigionamenti e dell'assenza di programmazione. In un evo storico in cui la programmazione di beni e servizi era ben al di là dall'essere minimamente immaginata, a malapena si riusciva a fare quella dei lavori,
ANAC, con queste linee guida, aveva evidenziato come nella fase antecedente alla programmazione il RUP, qualora già nominato, formuli proposte, fornisca dati e informazioni utili alla predisposizione del quadro esigenziale. Un passaggio importante a cui facevo riferimento prima, ma mi piace tornarci per darvi una suggestione, è quella di questo arresto giurisprudenziale del Consiglio di Stato del 2002. Era quel riferimento a cui facevo cenno poc'anzi e nel quale c'è un passaggio dove si dice che da ciò consegue anche la necessità di risposte specifiche da parte degli organi del Comune alle eventuali osservazioni e proposte avanzate dai soggetti interessati alla programmazione comunale. Emanuele mi ha anticipato. Nel 2002 già veniva individuata la necessità di una forma di accesso civico. Ciò che noi oggi siamo soliti chiamare accesso civico in base al Decreto 33 è un'esigenza che evidentemente attecchiva già nel tempo anche con finalità di partecipazione procedimentale in procedimenti che non sempre, per quanto riguarda le forniture di beni e servizi, avevamo trovato giusto riguardo da parte del legislatore. Veniamo al quarto profilo di rilievo della programmazione prevista dal nostro ordinamento, è quello di prevenzione della corruzione. Facciamo riferimento prima al duplice ruolo svolto da ANAC. Allora ANAC in questa partita gioca doppiamente in casa perché ci ricorda, questo è uno stralcio dal Piano Nazionale Anticorruzione del 2015, come un elemento fondamentale sia quello della mappatura dei processi. Uno degli elementi più importanti che permettono di prevenire la corruzione e quindi di adottare le misure di salvaguardia atte a mitigare il rischio è proprio quello dello spacchettamento procedimentale, evidenziando dei segmenti procedimentali autonomi ancorché correlati l'uno dall'altro, nell'ambito dei quali, fermo restando l'unicità del RUP, possono anche essere preposti soggetti anche diversi. E allora, questo grafico l'ho proprio copiato dal piano nazionale di ANAC, il quale prevede nel 2015 la fase della programmazione, la fase della progettazione, la fase della selezione del contraente, la verifica dell'aggiudicazione e la stipula del contratto, l'esecuzione del contratto e la rendicontazione. Ciascuna di queste fasi, oltre a costituire un segmento procedimentale avente rilevanza anche autonoma in quanto suscettibile di ledere posizioni giuridiche soggettive, quindi di poter anche essere ricorso avanti al giudice amministrativo, rileva sotto il profilo della prevenzione della corruzione perché va attenzionato mediante una individuazione puntuale degli elementi che corrispondono alla formazione di ciascuno di essi. Per cui nella programmazione avremo cura di identificare quali sono gli elementi che concorrono alla stessa e quindi attraverso quali strumenti una esigenza riesce a trovare contezza all'interno di questo piano. Perché? Perché è evidente che in un'ottica di prevenzione della corruzione la presenza nella programmazione di interventi che rispondono a non meglio dichiarati interessi pubblici ma interessi invece di carattere settoriale non rispondono esattamente a un interesse pubblico specchiato. Nell'aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione, quello emesso nel 2016, tra il 16 e il 17, questo tema torna prepotentemente nell'ambito della pianificazione urbanistica. Nell'ultimo aggiornamento ANAC si sofferma proprio sull'esigenza di mappare in maniera evidente, quindi conoscibile anche a terzi, la fase prodromica rispetto alla pianificazione urbanistica. Perché capite che un conto è pianificare nelle segrete stanze dell'assessorato e un altro invece è mettere costantemente in piazza le fasi prodromiche a ciò che poi converge su un atto di pianificazione. L'atto di pianificazione è l'elemento, abbiamo visto, prodromico alla legittimità dell'azione amministrativa. Un vizio di carattere non necessariamente giuridico, ma di carattere anche etico nella formazione della programmazione è in grado di viziare anche tutto il percorso successivo. Quindi una delle norme importanti suggerite da ANAC è che la fase della programmazione sia una fase a sua volta procedimentalizzata, una fase attraverso la quale tutte le possibili interlocuzioni delle quali il legislatore comunitario ci dà contezza e che ci permette di fare, trovino però contezza esatta in un documento, in un dossier che avremo cura di mettere in evidenza anche allo scopo di permettere ad altri soggetti portatori di interesse
di poter partecipare attivamente e di proporre anche delle soluzioni alternative, cosa che, come vedremo, rileva anche per le fasi successive. E lo stesso per le fasi ulteriori, la fase della progettazione. Sulla fase della selezione del contraente non mi soffermo, perché è la fase che storicamente, maggiormente di altre, porta con sé questa esigenza di trasparenza e di monitoraggio, ma anche la fase di aggiudicazione, di stipula del contratto e soprattutto dell'esecuzione del contratto. Nel noi c'è proprio la partecipazione appassionata alle vicende degli enti locali. Siamo bravissimi nel predisporre bandi di gara e nel selezionare i contraenti in maniera assolutamente impeccabile. Forse lo siamo un po' meno, siamo un po' meno attenti nell'esecuzione del contratto. Ci sono questi contratti che nascono sotto i migliori auspici e che poi diventano quasi figli di nessuno, cioè si fa fatica a individuare poi il soggetto che deve seguirne le sorti. In tema di prevenzione della corruzione, la gestione del contratto è fondamentale, perché ci sono delle vicende, che parlo della revisione prezzi, parlo delle revisioni dei contratti, parlo delle varianti laddove permesse, delle eventuali proroghe, che ancorché permesse, previste dai vari codici del contratto, penso all'articolo 106 o altre disposizioni, possono tuttavia, se non opportunamente monitorate nel piano di prevenzione della corruzione, sottendere, portare con sé quella famosa zona grigia di cui ci parlano i documenti di ANAC e il presidente Cantone, che spetta a noi, anche come responsabili della prevenzione della corruzione, monitorare. Quindi è un aspetto importante per porci anche al di là della stretta ossequienza della norma amministrativa, ma porre in essere dei comportamenti virtuosi. Detto questo, possiamo soffermarci come nel passaggio dal piano nazionale anticorruzione al nostro piano di prevenzione della corruzione sia importante la gestione della programmazione ai fini della prevenzione attraverso, come abbiamo detto prima, elementi rilevanti e eventi rischiosi, quindi una mappatura degli elementi rischiosi. Io ricordo che nella legge Severino, la legge 190, è stata la matrice delle leggi successive, l'area della contrattualistica pubblica è tra le quattro aree di rischio che vanno monitorate costantemente e quindi per le quali le amministrazioni sono onerate di individuare costantemente degli strumenti di controllo significativo e di prevenzione di comportamenti devianti. Facevo riferimento prima come in tempi non sospetti nel 2013 linee guida di ABCP allora mettevano in evidenza come la programmazione fosse importante, perché la sua assenza permetteva il ricorrere di alcuni episodi sintomatici di sintomatica criticità che venivano evidenziati, come la frammentazione degli affidamenti, il frequente ricorso a proroghe contrattuali illegittime, l'avvio di procedure negoziate senza bando motivate dalla mera urgenza del provvedere, l'imprecisa definizione dell'oggetto del contratto e la perdita del controllo della spesa. Io chiaramente non parlo di nessuno dei presenti, parlo solo di me stesso, quindi esento chiunque dalla lettura di questo elenco. Mi permette di rispecchiarmi personalmente, quindi escludo i presenti in alcune modalità operative che purtroppo tante volte mi mettono in condizione di dover ricorrere. Quante volte siamo stati costretti, e nella parola costretti ci sono tutte le accezioni possibili, a ricorrere a una proroga dopo una proroga dopo una proroga perché non abbiamo fatto programmazione. Assai opportunamente l'articolo 106, mi sembra sia il comma 11 del codice, oggi ci dice che possiamo fare la cosiddetta proroga tecnica soltanto laddove il bando di gara sia stato già emanato e pubblicato. Voi capite che sono dei comportamenti che, ancorché legittimi sotto un profilo di stretta ossequienza all'ordinamento amministrativo, però sono suscettibili di generare delle situazioni non esattamente felici sotto il profilo anche dei comportamenti virtuosi. E allora là, e torno al punto da cui siamo partiti, una efficiente programmazione che tenga conto non soltanto delle
proprie esigenze, quindi non sia meramente autoreferenziale dell'amministrazione, ma che si faccia carico anche attraverso strumenti di controllo, monitoraggio e di ascolto del portatore di interesse, delle esigenze che noi siamo chiamati a soddisfare, permette anche di sopravvenire, di anticipare le esigenze invece affioranti nel tempo che mettono in condizione l'amministrazione di dover rincorrere se stessa. Quante volte l'assessore o il sindaco sono venuti a dirci: guarda che dobbiamo fare questa cosa perché l'altro giorno ho incontrato questa associazione, quindi bisogna farla perché non ci avevamo pensato. Perfetto. Probabilmente, magari anche no, però probabilmente un ascolto più meditato e più attento nella fase di programmazione avrebbe permesso, per sommi capi, non in maniera necessariamente analitica, ma di evidenziare quell'esigenza. Avrebbe permesso di condensarla all'interno di un documento di programmazione, che ripeto, in quanto documento di programmazione non è un documento formato e analitico nei minimi dettagli, è un documento che deve dare comunque un quadro esigenziale generale, e ci avrebbe permesso probabilmente di non dover rincorrere il tempo e non dover rincorrere gli atti amministrativi, che invece, cosa che invece ci capita spesso, magari mettendo a repentaglio anche a volte risorse pubbliche, perché con l'esigenza di dover andare rapidamente magari non siamo in grado di intercettare degli segmenti di mercato che invece probabilmente in maniera più meditata sarebbero per noi anche più favorevoli. Quindi questo l'autorità di vigilanza ce lo diceva nel 2013, ce lo dava come suggerimento, oggi il suggerimento invece è diventata una regola che per quanto riguarda gli enti locali deve essere particolarmente pressante. E veniamo al secondo aspetto dell'intervento, che è quello invece che riguarda la specificità degli enti locali. Ho accennato prima come queste strumentazioni di programmazione codificate da parte del legislatore europeo e nazionale in realtà forse costituiscono una relativa novità per le amministrazioni centrali, lo sono solo in parte per le amministrazioni locali che storicamente, già a partire dal 1990, sono solite fare programmazione. La legge sul controllo di gestione risale al secolo scorso, la 142 prevedeva già un documento chiamato relazione previsionale programmatica, che oggi si chiama DUP, che condensava e conteneva all'interno tutte le linee programmatiche dell'amministrazione. Allora, questo che è un elemento di vantaggio, tuttavia deve farsi carico di essere compendiato all'interno di invarianti di sistema derivanti dal testo unico degli enti locali. Il testo unico degli enti locali è una norma che, ricordiamo, nasce in un momento storico antecedente alla riforma costituzionale del 2001. È un testo unico, un decreto legislativo sorto sulla base di una delega data dal Parlamento al Governo nel 99, la legge 265, e che nel 2000 ha compendiato all'interno di un unico documento tutta la normativa vigente, quindi la 142 e l'ordinamento contabile, il decreto 77 del 95 conteneva l'ordinamento contabile. Nel 2001 la riforma costituzionale ha modificato l'assetto dei poteri a partire dall'articolo 114 e allora il tema della legislazione, della cosiddetta legislazione rinforzata, cioè ovvero della insuscettibilità della 142 ieri e del testo unico oggi di ricevere delle sollecitazioni da parte di un legislatore che non si è fatto anche formalmente carico di modificare il testo unico, ma ha fatto passare comunque dei concetti chiave che devono essere resi compatibili con la specificità del testo unico, è un tema a noi operatori degli enti locali particolarmente caro, perché è una delle cose con cui ci dobbiamo confrontare pressoché quotidianamente. L'articolo 1,3 del testo unico prevede che la legislazione in materia di ordinamento degli enti locali e di disciplina degli esercizi delle funzioni enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile alla loro autonomia normativa. Questo lo riceve il legislatore già ante riforma costituzionale proprio in virtù della presenza degli enti locali già nella prima versione dell'articolo 114 della Costituzione. Il comma 4 aggiungeva che ai sensi di una norma oggi non più vigente, articolo 128 con la riforma del 2001 è stato abrogato, leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe al presente testo unico se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.
Il tema che ci si è posti è se questa norma sia da considerare ancora vigente, quindi se il legislatore possa introdurre delle norme modificative, ancorché in maniera non dichiarata, del testo unico degli enti locali, senza che venga, da un punto di vista proprio morfologico del testo, modificato il testo delle leggi. Come vedremo nel prosieguo, una cosa particolarmente importante, perché ci sono degli elementi di distonia tra gli strumenti di pianificazione delle leggi generali, quali il testo unico, il codice dei contratti e il regolamento che vedrà la luce tra breve, e invece la norma specifica della pianificazione degli enti locali, che peraltro è stata modificata col decreto 118 del 2011, quello per intenderci sull'ordinamento contabile, che mettono noi operatori in condizione di dover fare delle scelte non di poco momento sulla vigenza dell'una o dell'altra norma, o ancora in maniera ancora più difficoltosa sulla possibilità di riuscire a compendiare un unico testo, che potrebbe essere un testo regolamentare, le disposizioni presenti nell'una e nell'altra normativa. Io ricordo solo, ma giusto per memoria, che ai sensi dell'articolo 118 tutte le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni. Questo è un elemento che tante volte passa probabilmente in secondo piano. Cioè, la riforma costituzionale di 2001 ha previsto che, salvo quello che la Corte Costituzionale ha chiamato ascensore, la sussidiarietà verticale del 118,1, tutte le funzioni sono attribuite ai comuni. E allora, se questo è vero, ed è sicuramente così, i temi con cui ci confrontiamo tra poco sono temi di particolare rilevanza, perché nel momento in cui noi dobbiamo assicurare delle funzioni alla popolazione che siamo chiamati ad amministrare, dobbiamo capire se gli strumenti di programmazione che ci vengono somministrati da un legislatore europeo, nazionale, ma di carattere generalista, hanno il sopravvento rispetto a regole di pianificazione che invece sono tipiche del nostro ordinamento. E allora, il primo tema che viene in evidenza, a mio avviso, è il tema del rapporto con la pianificazione urbanistica. In questo torno sul tema del progetto di fattibilità tecnica ed economica, il quale, per definizione voluta dal legislatore del codice dei contratti, individua tra più soluzioni quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività. Mettiamo da parte la parentesi, una mia chiosa, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Io mi sono posto questa domanda, rileggendo la norma anche in funzione dell'incontro di questa mattina. Quando il legislatore comunitario nazionale oggi onera l'amministrazione locale, e quindi la stessa amministrazione che da una parte fa pianificazione di lavori pubblici e dall'altra pianificazione del territorio, la onera di individuare tra più soluzioni, quindi con un'eventuale analisi controfattuale, quella a cui Emanuele faceva riferimento prima, io ho una soluzione ma devo mettere in evidenza come quello stesso obiettivo possa essere ottenuto attraverso soluzioni alternative o con termini. E se lo strumento di riferimento e quindi il parametro di valutazione che deve guidare le mie scelte è quello del miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, perché questo è proprio, lo dice proprio il legislatore, la mia domanda è: in questa analisi devo tener conto anche del sacrificio della proprietà privata, laddove nello studio di fattibilità, come sappiamo, è presente anche un piano particellare d'esproprio che mette in evidenza quali sono le ditte catastali che potranno vedere pregiudicata la loro proprietà? Vediamo nel prosieguo, perché forse c'è una risposta su questo. L'articolo 23 dice anche che nell'attività di programmazione triennale dei lavori il progetto può essere articolato nelle due fasi a cui facevamo riferimento prima. Di norma avviene attraverso una fase di progettazione di studio di fattibilità, ma è anche possibile far precedere questo da un ulteriore elemento di progettazione. Nel caso di elaborazione in due fasi, nella prima fase, ed è quella meramente eventuale, il progettista individua e analizza le possibili soluzioni progettuali alternative. Quindi, come vedete, posto che siamo ancora nella fase precedente alla pianificazione, perché abbiamo detto che condizione per poter pianificare le opere pubbliche che sia approvato lo studio di fattibilità, ma è il tema con cui abbiamo iniziato l'incontro di oggi, il progetto
tutto, e quindi la pianificazione antecedente alla pianificazione, scusate il gioco di parole, deve tener conto soltanto di esigenze che in maniera a volte autoreferenziale vengono rappresentate da parte dell'amministrazione in virtù di un mandato elettivo ricevuto abbastanza recentemente, o deve farsi carico anche di ascoltare continuamente il territorio e quindi le esigenze sociali? Il legislatore evidentemente ha fatto una scelta in questo momento piuttosto timida, perché non è obbligatorio, ma c'è la possibilità di far precedere il progetto, il vecchio progetto preliminare o gli studi di fattibilità, da una fase ancora prodromica in cui vengono individuate e analizzate con analisi possibilmente anche controfattuali, per cui quali sono gli impatti che deriverebbero al territorio, a portatori di interesse, attuando la soluzione A piuttosto che la soluzione B, fermo restando il risultato da raggiungere, in maniera tale che la soluzione definitiva, a valle della quale verrà redatto poi il documento di pianificazione, quindi il piano delle opere pubbliche, sia una soluzione che abbia già preso in carico non soltanto l'esigenza dichiarata, quella finale, devo costruire la strada, devo costruire l'ospedale, ma anche gli impatti e gli effetti di esternalità che questa soluzione piuttosto che l'altra possono portare con sé. È un'opportunità che il legislatore ci dà e di cui possiamo sicuramente, dobbiamo tener conto. Molto più tradizionalmente, invece, nella seconda fase della progettazione, o nell'unica fase laddove non si proceda alla fase precedente, il progettista sviluppa tutte le indagini e gli studi necessari, nonché gli elaborati grafici e quant'altro previsto dalla normativa sulle progettazioni. Aggiungo, e lo coloro volutamente, che il progetto di fattibilità deve consentire l'avvio della procedura espropriativa. Vedremo tra poco perché. Io lascio sullo sfondo queste quattro norme del testo unico sugli espropri, laddove si mette in evidenza sostanzialmente come la prima fase relativa al procedimento ablatorio sia una fase che è consistente nell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree suscettibili di essere interessate ad un intervento di carattere pubblico. Non mi dilungo perché non è questa la sede, poi siete più ferrati di me sulla differenza tra vincolo espropriativo e vincolo conformativo, quindi la durata quinquennale del vincolo espropriativo, invece la sostanziale differenza del vincolo conformativo in quanto connotativo della capacità dell'area interessata, ma mi soffermo invece sull'aspetto del procedimento che porta alla posizione del vincolo preordinato all'esproprio. Il testo unico sugli espropri prevede che, come giusto che sia, si tratti di un procedimento, di un giusto procedimento, e quindi un procedimento di interlocuzione con l'interessato, nel corso del quale l'articolo 10 e l'articolo 11 dicono che al proprietario del bene sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all'esproprio è inviato l'avviso. L'avviso deve precisare dove e con quali modalità può essere consultato il piano e il progetto, e gli interessati possono formulare entro i successivi 30 giorni delle osservazioni. Fermo immagine. In quale fase ci troviamo? Abbiamo già un programma delle opere pubbliche? Probabilmente no, siamo ancora nella fase prodromica, quindi l'amministrazione, per espressa disposizione di legge, pena un provvedimento illegittimo, deve comunque interloquire con gli interessati laddove il progetto preliminare ieri, oggi su di fattibilità, l'abbiamo visto prima, contiene anche un piano particellare per avviare il procedimento espropriativo. Cosa succede? A questo punto, ed è la suggestione che vi voglio trasferire, la possibile presenza nell'ambito del procedimento delineato dal codice dei contratti di un progetto di fattibilità assieme a un documento di fattibilità alternative progettuali probabilmente potrebbe permetterci di coniugare quel procedimento previsto al testo unico degli espropri e quindi la necessità di interloquire con i privati con una fase progettuale ancora prodromica rispetto al progetto preliminare o studio di fattibilità. Questo perché se io ho la possibilità di redigere un documento di fattibilità delle alternative progettuali, così come il progetto di fattibilità, leggi progetto preliminare ieri, lessico è diverso ma la sostanza è la stessa, se l'articolo 19,2 del testo unico sugli espropri mi dice che l'approvazione del progetto di fattibilità
da parte del Consiglio Comunale costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico, siamo già nella fase di apposizione del vincolo per ordinata all'esproprio. Evidentemente, se siamo in quella fase, tutta la interlocuzione con gli interessati è già avvenuta. Allora, perché non utilizzare il documento di fattibilità delle alternative progettuali per interloquire con una modalità anche tipizzata dal legislatore dei contratti pubblici con il privato, correlando questo documento alla fase antecedente, quindi alla posizione del vincolo? In questo caso, quindi, quando avremo delle aree che private che sono suscettibili di ricevere un procedimento ablatorio, lo sapremo evidentemente laddove avremo già predisposto le prime fasi del progetto dello studio di fattibilità. Dovremo interloquire, se lo strumento urbanistico non ci aiuta perché in lo tempore non ha apposto il vincolo, dovremo interloquire con gli interessati per apporre il vincolo per ordinata all'esproprio. La suggestione che vi trasferisco è di utilizzare in questa fase uno strumento di carattere progettuale e contrattuale già codificato dal decreto 50, che è il documento di fattibilità delle alternative progettuali, che permetta agli interessati portatori a questo punto di un interesse legittimo, perché non sono interessati soltanto in quanto cittadini, ma in quanto proprietari di aree suscettibili di esproprio, di portare i loro apporti collaborativi anche allo scopo di suggerire, come ci dice il legislatore, delle soluzioni progettuali diverse che non sacrifichino o sacrifichino in minor misura la proprietà privata. È una lettura che vi consegno, poi non so quanto possa sostanzialmente reggere, ma è un modo che in qualche modo noi enti locali abbiamo per tentativo di correlare discipline di carattere generale con discipline di settore di cui invece siamo portatori. Quindi, appunto, dicevo, la possibilità di ipotizzare che il documento porti il minor sacrificio delle proprietà private. Sono il principio di proporzionalità, certamente, quindi compendiando un principio di proporzionalità e un principio di partecipazione degli interessati. Il secondo fondamentale aspetto, e ci avviamo alla conclusione, della interazione tra strumenti di programmazione generale e strumenti di programmazione locale, riguarda la programmazione coordinata. Io mi sono un po' divertito a mettere a confronto alcune norme del vecchio codice col nuovo, e poi vedrete dopo anche alcune norme vigenti entrambe del testo unico degli enti locali con invece le norme del codice dei contratti. Intanto su questo Emanuele si è già soffermato, quindi non mi dilungo, la differenza anche concettuale tra l'articolo 128 e l'articolo del vecchio codice, l'articolo 21, proprio nella formulazione anche lessicale, da cui però derivano anche degli effetti di carattere amministrativo. L'articolo 128 ci diceva che il programma delle opere pubbliche è approvato unitamente al bilancio di previsione. Cosa eravamo soliti fare? Nella seduta di consiglio di approvazione del bilancio, la delibera immediatamente successiva approvava il piano delle opere pubbliche, perché vi era una sostanziale contestualità dei due strumenti di pianificazione, perché la provvista finanziaria del piano delle opere pubbliche trovava contezza nel bilancio. Da qui anche una possibile lettura anche strategica del piano delle opere pubbliche, perché a secondo della fonte di finanziamento dell'opera si riusciva a capire se l'opera fosse più o meno attuale, più o meno attesa o più o meno importante. Finanziare un'opera con i proventi di alienazioni immobiliari è evidentemente diverso che finanziarla con un mutuo o finanziarla con i proventi dei permessi di costruire, in termini di certezza delle risorse, in termini di impiego delle stesse, in termini di velocità di realizzazione. Quindi l'avverbio unitamente ci permetteva di essere ragionevolmente certi sul fatto che in quella stessa seduta dovessi approvare i due documenti. L'articolo 21, in maniera molto più sfumata, molto meno autorevole a mio avviso, invece utilizza una formula un po' più ambigua, perché ci dice che i programmi sono approvati nel rispetto, e fin qui possiamo essere d'accordo, e in coerenza con il bilancio. Vedremo tra poco come il termine incoerenza sia stato, a mio avviso, tradotto in maniera del tutto incongrua da parte della bozza di decreto che vedrà la luce tra breve per gli enti locali, ma mi soffermerò tra poco. È un elemento importante perché incoerenza lascia presagire come
possa il bilancio di previsione precedere il piano delle opere pubbliche, in quanto quest'ultimo deve essere coerente con qualcosa che lo ha preceduto. Il che, per delle motivazioni intuitive, prima ancora che per un dettato normativo che vedremo tra breve, è evidentemente incongruo, almeno per gli enti locali. Ed è incongruo perché la normativa di settore, parlo sempre del testo unico, due articoli fondamentali che sono il 151 e il 170, prevede alcune regole topiche dalle quali non possiamo evidentemente essere esentati. Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione, dicevo prima, il legittimo orgoglio di far parte di un sistema pubblico che comunque ha sempre fatto capo alla programmazione, a differenza magari di altre amministrazioni. Noi enti locali facciamo programmazione da sempre, sostanzialmente. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione. Il documento unico è questo strumento che ha superato la relazione previsionale programmatica e che contiene sostanzialmente una declinazione in termini non più alfanumerici, o non necessariamente alfanumerici, ma in termini anche di previsioni contenutistiche, il documento, le linee di mandato del sindaco diviso per triennio. Il DUP è composto dalla sezione strategica che resta invariata nel corso del quinquennio e che abbiamo letto la traduzione delle linee di governo, della durata infatti pari a quella del mandato amministrativo, e della sezione operativa di durata pari al bilancio di previsione che è triennale. Con la riforma del testo unico dovuto al decreto 118 noi non abbiamo più un bilancio annuale, un bilancio triennale, abbiamo un unico bilancio triennale che ha efficacia autorizzatoria per tutto il triennio. Il DUP a carattere generale costituisce la guida strategico-operativa dell'ente e costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione. Questo disamina abbastanza didascalica è utile perché ci permette di capire come la stessa sia compatibile invece con le regole di pianificazione e di programmazione dettataci dalla normativa di carattere generale. I contenuti della sezione operativa del documento unico di programmazione sono costituiti dalla programmazione dei lavori pubblici, quindi come vedete già il legislatore locale ci dice che il programma delle opere pubbliche deve essere contenuto dentro il DUP, quindi mi chiedo se quella formula in coerenza con il bilancio come debba essere coordinata con questo dettato normativo che invece ci dice che la parte della sezione operativa deve contenere il programma dei lavori pubblici, deve contenere il programma di fabbisogno del personale, deve contenere il piano delle alienazioni. Per cui una serie di distonie dovute al fatto che il documento unico di programmazione costituisce, secondo il principio contabile, presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione. Il procedimento tipizzato dal testo unico prevede che entro il mese di luglio dell'anno precedente il documento unico di programmazione venga predisposto dalla Giunta e presentato al Consiglio, quindi è una bozza ma deve pur contenere degli elementi tali da poter essere giudicato da parte dei consiglieri comunali ma anche da parte dei portatori di interesse, perché il periodo intercorrente tra la presentazione a luglio e il momento in cui invece approderà definitivamente in Consiglio Comunale per l'approvazione è un momento che deve favorire le interlocuzioni con i portatori di interesse. Il bilancio viene approvato a dicembre dell'anno precedente, entro il 15 novembre dell'anno precedente la Giunta presenta al Consiglio la bozza di bilancio. Non a caso il documento unico di programmazione viene predisposto e presentato, non si vota, è una mera presentazione, dalla Giunta al Consiglio a luglio, perché da lì si apre la fase di interlocuzione con i soggetti esterni. Questo perché la seconda versione del documento unico di programmazione, che vedrà la luce a novembre, dovrà compendiare all'interno sia la proposta della Giunta presentata a luglio, sia le proposte dei consiglieri comunali che ne hanno avuto contezza nella forma privilegiata di un dibattito consigliare, ma anche fondamentalmente gli apporti partecipativi dei portatori di interesse e quindi dei soggetti esterni, quindi i cittadini, le associazioni e quant'altro.
E allora, tornando a queste possibili distonie, se il documento unico di programmazione costituisce un atto presupposto indispensabile, questo lo dice il testo unico, lo dice il principio contabile, il contenuto minimo della sezione operativa è costituita, l'abbiamo visto prima, dalla programmazione dei lavori pubblici svolti in conformità al programma triennale, quando il codice dei contratti invece ci dice che i programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza col bilancio, io mi chiedo, da un punto di vista procedimentale, come facciamo ad allineare questi due elementi. Perché se io devo approvare un qualcosa in coerenza, evidentemente ciò a cui devo essere coerente deve preesistere alla mia decisione. E questo è un problema di cui ci dobbiamo fare carico. Il combinato disposto tra il codice e la bozza di decreto prevede che lo schema venga adottato, prevede, è stato recuperato in corsa anche grazie al parere del Consiglio di Stato, ciò che l'articolo 21 in maniera molto restia non era stato in grado di dire, che è quello dell'elemento della partecipazione, quindi delle osservazioni. E poi, elemento ancora più distonico, la bozza di decreto afferma che l'approvazione del programma delle opere pubbliche avviene entro 30 giorni dalla scadenza delle consultazioni ed entro 90 giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio. Io confesso la sensazione di spiazzamento che ho ricevuto quando a bilancio del Comune di Varese, già sostanzialmente redatto, noi abbiamo approvato il bilancio 2018 il 20 dicembre dell'anno scorso, meno di un mese fa, evidentemente è stato un lavoro abbastanza complesso che abbiamo cominciato a settembre, è un lavoro che in maniera sufficientemente organica, ma in maniera normale, non abbiamo fatto nulla di particolare, partiva dal DUP che avevamo presentato in consiglio a luglio e poi traghettava questi contenuti in un documento invece che è il bilancio di previsione. Mi sono imbattuto in questa bozza di decreto e mi sono chiesto come questo potesse essere compatibile invece con una programmazione prevista non nel nostro ordinamento bosino, che peraltro non esiste, ma in un ordinamento nazionale che è quello del testo unico degli enti locali. Queste altre distonie, quali il fatto per esempio che l'articolo 21,3 del codice prevede che il programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti contengono soltanto lavori previsti di importo previsto superiore a 100.000 euro e lavori da avviare nella prima annualità, è a mio avviso distonico con un ulteriore elemento che è quello a cui facevo riferimento prima. Il bilancio con la riforma del 2011 non esiste più un bilancio annuale degli enti locali, ma esiste un bilancio triennale. Per cui è vero che il bilancio triennale poi viene diviso in singole annualità, però il periodo di programmazione è proprio abbraccia l'intero triennio, quindi non avremo più due documenti separati come prima della riforma contabile, ovvero un bilancio annuale accompagnato dal triennale che comprendeva il primo anno uguale al bilancio annuale, il secondo e il terzo mera proiezione, peraltro non sempre del tutto congrua rispetto al bilancio, all'esercizio, al primo esercizio. Ormai, come sappiamo, abbiamo un bilancio triennale. E allora qualche difficoltà forse per conciliare queste due norme probabilmente la vediamo. Ancor peggio per il programma degli acquisti, perché per il programma degli acquisti, posto che non è previsto, parlo non dell'articolo 21, parlo della bozza di decreto, che poi magari spero di essere smentito quando vedrà la luce, non è prevista, a differenza che per i lavori pubblici, l'adozione finalizzata alla partecipazione, ma è confermata l'approvazione entro 90 giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio. Quindi anche in questo caso un problema, anche perché un servizio, una fornitura, dice il decreto, possono essere inseriti nel programma biennale purché con riferimento all'intero acquisto sia stata approvata la progettazione. Allora io pongo questa domanda. Se l'approvazione della progettazione preliminare o dello studio di fattibilità nel caso dei lavori in maniera anticipata rispetto al piano, al programma delle opere pubbliche, ha un senso in termini di partecipazione anche effettiva sotto il profilo anche degli effetti amministrativi che questa produce, abbiamo visto l'interlocuzione con il piano, con la procedura degli espropri.
Nel caso invece dei beni e servizi, laddove la progettazione avviene su un unico livello e i contenuti del progetto di beni e servizi sono contenuti fortemente proiettati verso la fase di scelta del contraente, non abbiamo le tre, abbiamo visto in qualche caso anche quattro fasi di progettazione per i lavori, in cui la prima fase è quella prodromica rispetto al programma delle opere pubbliche e la fase preliminare che tende soltanto, ma in maniera molto importante, a individuare un profilo urbanistico l'opera. Nel caso dei beni e servizi invece il progetto è un progetto finalizzato al procedimento di gara. Mi chiedo, è rilevante, può essere utile far precedere l'approvazione del programma di beni e servizi, di acquisizioni, dal progetto, così come prevede la bozza di decreto? Io non ho risposta, ripeto, pongo all'uditorio queste questioni perché sono questioni con le quali ci dovremo confrontare già a partire dal 2018, quando a decreto approvato dovremo approvare la programmazione del 2019. Il decreto ci dice che possiamo inserire un acquisizione di bene e servizio superiore a 40.000 euro soltanto in quanto avremo approvato il progetto. Il progetto previsto dall'articolo 23 del codice per bene e servizio è un progetto pronto a essere appaltato, è un progetto chiave in mano. Ha senso spingersi fino a un livello di progettazione così preciso, così meticoloso, quando siamo ancora nella fase preprogrammatoria e quindi non abbiamo ancora il bilancio? Lascio a voi la risposta. Ulteriore elemento fondamentale da cui non possiamo prescindere. L'articolo 170 del testo unico mette in evidenza come il documento unico di programmazione debba essere la nostra guida costante nel corso della programmazione e nel corso dell'attuazione degli obiettivi. Questo perché demanda al regolamento di contabilità la individuazione delle modalità con cui vengono fatti rilevare le inammissibilità, le improcedibilità degli atti non coerenti col documento unico di programmazione. Ovvero, posto che il DUP costituisce il documento cardine della programmazione a fini anche procedimentali, perché costituisce comunque l'anello fondamentale anche in termini di legittimità del procedimento, perché le attività valide possono avere legittimità amministrativa, i regolamenti di contabilità degli enti devono individuare quali sono le cause e attraverso quali modalità vengono individuate e vengono sanate le inammissibilità o le improcedibilità degli atti collegiali, quindi parliamo soltanto di delibere di giunta e di consiglio, in quanto atti non coerenti con i contenuti del DUP. E allora questa norma, che è una norma specifica del nostro ordinamento e che poi deve essere declinata nei nostri regolamenti di contabilità, se coordinata in maniera maldestra, come il legislatore del decreto ministeriale in qualche modo ci suggerisce, rischia di bloccare l'attività dell'ente locale. Perché laddove un'attività amministrativa non è compresa nel DUP, sia pure in maniera evidentemente embrionale, non può trovare attuazione e attraverso questa norma bisognerà darne contezza ai fini del prosieguo del procedimento amministrativo. Io ho provato, detto questo, a immaginare perché poi noi abbiamo come enti locali, viva Dio, l'articolo 117,6 della Costituzione che ci permette di avere comunque un'autonomia regolamentare che in qualche modo permette di mitigare alcuni effetti perversi del legislatore. Allora, posto che è impossibile, ma non lo dico io, l'ho detto, sono ben più autorevoli quale Kurt Gödel, che è uno dei massimi teorici della logica sistemica vissuti. Il teorema di Gödel, sapete, è il teorema che prevede che un sistema non possa essere autoreferenziato al punto tale da trovare in se stesso le soluzioni e poi i problemi. La soluzione a un problema sistemico deve essere trovato anche al di fuori. E allora quello che può essere un problema, ovvero queste distonie esistenti tra una normativa di carattere generale e la normativa invece di carattere settoriale, che è la nostra, facendo leva sullo strumento regolamentare, che è quello di cui noi disponiamo anche per previsione costituzionale, probabilmente ci permette in qualche modo di avvicinarci a una possibile soluzione. Non sarà migliore, ma sarà una possibile soluzione. Mettiamo in fila gli elementi. Da una parte abbiamo un codice dei contratti che prevede che i programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza col bilancio, e per gli enti locali
formula provvidenziale a cui il legislatore evidentemente ha pensato, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti. Andiamo a ripescare l'articolo 1 del testo unico degli enti locali con quella norma, con quella disposizione di normazione potenziata con la quale, se una norma espressamente non è modificativa del testo unico, deve essere in qualche modo armonizzata con lo stesso. E teniamo sullo sfondo questa frase incidentale, secondo le norme che disciplinano la programmazione degli enti di programmazione finanziaria, quindi una mediazione attraverso gli strumenti di cui possiamo disporre. Aggiungiamo l'articolo 152 del testo unico. Con il regolamento di contabilità ciascun ente applica i principi contabili con modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche di ciascuna comunità, quindi una specificità non soltanto settoriale degli enti locali, ma settoriali proprio del territorio che l'ente è chiamato a amministrare. Ferme restando le disposizioni previste dall'ordinamento per assicurare l'unitarietà e uniformità del sistema finanziario e contabile. Quindi, fermo restando che le regole del decreto 118 trasposte nel testo unico, quindi la materia della contabilità, deve essere comunque tenuta ferma. Poi abbiamo l'autonomia regolamentare. I regolamenti di contabilità sono approvati nel rispetto delle norme della parte seconda del testo unico, il testo unico degli enti locali, la parte seconda è quella sull'ordinamento finanziario, da considerarsi come principi generali con valore di limite inderogabile. Questa è una presa di posizione molto forte del legislatore del testo unico, che non è più il legislatore ante riforma costituzionale del 2001, il legislatore del 2011 che sulla base di una delega data dal governo ha completamente rinnovato la parte seconda del testo unico introducendo delle norme in materia di contabilità armonizzata che rispondono anche a direttive della Unione Europea. Quindi questi elementi, insieme a degli elementi di carattere procedimentale, per cui entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio, come dicevo prima, il documento unico di programmazione, e queste norme di carattere settoriale proviamo a metterle in relazione a quelle invece del codice dei contratti, per cui nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21 del codice, dice il decreto che vedrà la luce tra poco, e quindi io aggiungo, perché era un incidentale la frase precedente, fatte salve le peculiarità degli enti locali, sono adottati lo schema del programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale. Quindi vedete che questa catena di norme, comunque da questa catena affiora costantemente la specificità degli enti locali, fatta salva non soltanto al testo unico ma anche dalle norme di carattere generale. Il decreto aggiunge la norma, secondo me, distonica, che il programma viene approvato entro 90 giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio, quindi abbiamo un termine finale, il programma è approvato entro 90 giorni. E allora una prima rilettura dell'iter logico, che è quella che poi noi abbiamo sposato a Varese quando ci siamo trovati anche con questa norma, che peraltro non era ancora vigente ma che, con cui ci siamo evidentemente confrontati, è quella di una previsione nel regolamento di contabilità, perché poi è quella la sede in cui deve trovare evidenza la scelta discrezionale del Comune, che compendi sia il disposto della normativa generale che le esigenze territoriali che il Comune amministra. Allora, in quel documento noi abbiamo codificato questo iter. L'adozione da parte della Giunta del DUP contenente gli schemi dei programmi e la presentazione al Consiglio il 31 luglio, le osservazioni successive, quindi, come dicevo, nel periodo tra il 31 luglio e il 15 novembre, data in cui invece lo stesso viene presentato al Consiglio per l'approvazione definitiva, la possibilità di far partecipare tutti i portatori di interesse, per cui portatori di interesse privilegiati che sono i consiglieri comunali nella sede di presentazione consigliare ma anche successivamente, ma anche chiunque abbia interesse, la proposta di DUP viene pubblicata e quindi può ricevere sicuramente delle osservazioni. Il legislatore dice almeno per 30 giorni, noi andiamo oltre, noi dal 31 luglio alla fine di ottobre o a metà ottobre abbiamo la possibilità di ricevere osservazioni, quindi sposiamo l'intendimento del legislatore nazionale facendocene carico ma portandolo anche oltre. L'approvazione del Consiglio entro il 31 dicembre.
Questo cosa vuol dire? Che diamo, e questa potrebbe essere una forzatura, una lettura della formula lessicale dell'articolo 5, commi 5 e 6 della bozza di decreto, laddove il legislatore parla di approvazione entro 90 giorni, quell'entro 90 giorni, quindi come termine finale dell'approvazione, lo consideriamo come un termine in realtà non perentorio, un termine meramente acceleratorio che noi invece mitighiamo prevedendo sul regolamento di contabilità che il piano dei lavori pubblici, il piano del beni e servizi faccia capo al DUP direttamente. Quindi sostanzialmente quell'entro 90 giorni viene anticipato, per cui il documento unico di programmazione contiene il piano delle opere pubbliche e contiene il piano delle acquisizioni di beni e servizi. Con ciò facendo sì che il documento di programmazione generale, che è il documento unico di programmazione, contenga al suo interno, come peraltro prevede il testo unico degli enti locali, tutti i documenti di pianificazione settoriale. Il piano delle opere pubbliche, il piano di acquisizione di beni e servizi e poi gli altri che sono il piano delle alienazioni, il piano anche di fabbisogno del personale. La cosa che mi ha stupito, e termino davvero, è che letta questa bozza di decreto sono andato a cercare non solo il parere del Consiglio di Stato ma anche la interlocuzione che c'è stata in conferenza Stato, Regioni, Autonomie Locali. Mi sarei aspettato di trovare nella deliberazione, sapete che dopo la riforma del 2001 tutti gli atti emanati dal governo che hanno un impatto sulle autonomie locali passano in questo organo costituito a livello centrale, ma a cui partecipano anche le associazioni, ANCI, i sindaci e via dicendo. Mi sarei aspettato in quel documento di trovare degli elementi di criticità per queste distonie, cosa che invece è avvenuto in maniera abbastanza timida, devo dire. Quindi insomma adesso dovremo aspettare per vedere se il documento che vedrà la luce conterrà effettivamente questi elementi, ma il suggerimento che mi sento di dare è di mettere mano ai regolamenti di contabilità per trasporre attraverso questa lettura abbastanza autonomista ma rispettosa del dettato normativo quelle che sono le distonie che ho cercato di mettere in evidenza. Vi ringrazio.